Sono Antonio Tanzilli e mi occupo di valutazione e riabilitazione cognitiva presso il reparto di neurooncologia. L'obiettivo del nostro studio, era valutare lo status neurocognitivo dei pazienti anziani con glioma. I risultati che abbiamo ottenuto indicano una prevalenza particolarmente alta, di, deficit cognitivi in questa popolazione di pazienti e, un impatto negativo sulla qualità di vita dei pazienti e dei, caregiver. Dall'altro lato, la valutazione neuropsicologica si conferma come uno strumento utile per fornire informazioni a supporto delle scelte terapeutiche, del monitoraggio, di eventuali, neurotossicità o, miglioramenti clinici legati ai trattamenti. In generale, la possibilità di individuare la presenza di deficit cognitivi in questi pazienti permette anche di impostare e di implementare dei training cognitivi specifici e non farmacologici volti a migliorare la qualità di vita del paziente riducendo il danno funzionale.